1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cioè, più di 10 cambi di inquadratura per qualche secondo di video. Questo, ragazzi, è un record pazzesco. Ciao e bentornati sul mio canale. Sono Simo Riccio, creator su YouTube, dove sperimento come uscire dalla propria comfort zone. Nel farlo ho testato diversi format, ho imparato a montare, ho comprato anche tutta l'attrezzatura necessaria, ma c'è ancora molta strada per tenere le persone incollate allo schermo e far sì che ogni secondo del video sia emozionante. E dato che buona parte della mia community è, come me, creatori di contenuti, ho deciso di analizzare i migliori youtuber italiani per capire come funzionano i video che funzionano. Oggi è il turno di un amico, tocca a Michele Molteni col suo video "Costruisco una panca piana". Che dire, pazzesco. Non so se avete sentito, raga, ma ha chiuso anche le palestre, quindi poteva il nostro Michele Molteni nazionale non trovare una soluzione a questo problema? Allora, innanzitutto, perché ho scelto proprio questo video? Sarà che sono di parte perché la mia attività imprenditoriale è una palestra a Milano, ma quando ho letto il titolo ho cliccato e non mi sono reso conto che ho guardato l'intero video da 16 minuti e a 1x, cioè non velocizzato. Insomma, chi è che oggi ha un quarto d'ora libero? Chi che c'è Clubhouse da ascoltare? Comunque, come ha fatto a tenermi lì incollato? Me e altre 248.000 persone. Iniziamo col primo punto. Nicchia o non nicchia? Ho speso ore ed ore davanti alla mia postazione Twitch a disegnare la panca perfetta, ragazzi. Allora, faccio subito pausa. Siamo tutti d'accordo che per sfondare su YouTube devi avere un buon prodotto. Ma secondo voi, qual è la cosa più importante per far funzionare un video? Ve li scrivo qua. Il montaggio, l'audio o la qualità video? In che ordine li mettereste? E in realtà non è importante, perché c'è un quarto elemento che sovrasta tutta la tecnica, tutto lo storytelling ricercato, l'audio cristallino, ed è il carisma o lo charme. E secondo voi in cosa eccelle Michele? Rimbocchiamoci le maniche e togliamo questa voce narrante che mi ha rotto i coglioni. Allora, vorreste fare gli youtuber o i content creator? Volete la mia personalissima formula? Allora, se dovete ancora capire come parlare in camera, se non sapete benissimo come montare un video, se non avete una videocamera o almeno un cellulare decente, allora scegliete una nicchia specifica e fate video solo su quello mentre contemporaneamente migliorate. Perché anche se saranno video inizialmente mediocri, ma tratterete qualsiasi aspetto di uno specifico argomento, troverete comunque il vostro pubblico. Ma se avete già una personalità forte, un carisma pazzesco, la nicchia diventate voi. Persone come Luis, ma anche come Michele, non trattano un tema o una nicchia specifica. Sono loro la nicchia. Potete farlo voi se siete ancora timidi e inesperti? No. Lì specializzatevi. Cosa che in realtà dovevo fare anche io quando aprì il canale anni fa. Se avessi fatto un canale su come leggere i fumetti di Spider-Man, come allenarsi come Spider-Man, come avere sempre sotto i vestiti il costume di Spider-Man senza far sospettare niente a nessuno, oggi probabilmente avrei più iscritti. Anche se qui intanto potreste aiutarmi voi condividendo questo video con tutti i vostri amici aspiranti creator, visto che adesso andiamo a vedere l'importanza del montaggio. Un creatore di contenuti deve tenere le persone incollate sul video. E oltre al carisma, come posso farlo? Col montaggio. Forse chi non fa video non si rende conto di alcune cose, ma analizziamo questi 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cioè, più di 10 cambi di inquadratura per qualche secondo di video. Questo, ragazzi, è un record pazzesco. Ora, sapete cosa vuol dire fare una sequenza così? Ma perché? Immaginiamocela un attimo. Vuol dire prendere la camera, controllare l'inquadratura, registrare pochi secondi. Quindi spostare la camera, controllare l'inquadratura, registrare 10 secondi. Spostare la camera, controllare l'inquadratura, registrare pochi secondi. Per poi trovarsi con decine di file da trascinare in timeline e montare. E questo per 5 fottutissimi secondi. È pazzesca questa panca qua, che non l'ho ancora finita. E secondo voi perché lo fa? Per colpa nostra. Eh sì, dobbiamo prenderci le responsabilità. Ormai qualsiasi contenuto deve necessariamente contenere al suo interno una buona dose di intrattenimento. Se
se non mi diverto, anzi meglio, se non mi emoziono consumando un contenuto, cerco subito qualcos'altro. Metto da parte quello stimolo e ne cerco un altro. Metto da parte e ne cerco un altro. Tanto sul web è pieno. Ormai abbiamo un'alternativa costante. Queste inquadrature della costruzione della panca, con i timelapse e lui con i scipezzi, potevano diventare visivamente molto ripetitive. Alla fine sarebbe stata sempre quella roba lì per un quarto d'ora. Invece lui con il montaggio le ha rese stra interessanti. Sentite anche come fa dei cambi di musica, anche se questo lo abbiamo già visto negli episodi precedenti, quindi casomai recupera gli altri episodi della serie. Ora invece c'è il terzo e ultimo punto di oggi. Divertimento. Michele si diverte e si vede. Voglio farla anche pieghevolo. Pieghevolo. Oggi premiamo le persone che sui social riescono a dimostrare autenticità. Perché è facilissimo mostrarsi per quello che non si è. E invece lui lo è. Cioè, è così. Quando ci vediamo è come in camera, anzi, forse peggio. Buonasera. Ah, ciao, Steve, sei arrivato. Allora, come stai? Ecco, benvenuto. Ah, io studio. Ciao. Ok, bomba. E qui il consiglio è, se non vi divertite a fare quello che fate, cambiate finché non lo trovate. Perché poi dovrete farlo spesso, anche quando fuori piove, anche quando vi svegliate storti. Quindi dovete divertirvi a fare una cosa. Perché qualsiasi cosa si faccia solo per inseguire i numeroni o ancora peggio solamente i soldi, prima o poi si molla. Ma quindi tornando al buon Mickey, con lui clicchi per il titolo, ma resti per la personalità. Sinceramente spero che continui così, perché ispira altri creator a lasciarsi andare, a mostrare la propria vera personalità e anche un po' la propria follia. Bene, adesso vado a fare una piccola pausa di là. Ah no, aspetta. Ah no, scusate, manca il pezzo finale. Allora, visto che in mezzo ai normali video del mio canale farò altre analisi come queste, fatemi sapere qui nei commenti chi vorreste vedere analizzato. Così poi mettiamo tutto insieme e vengono dei video che... mamma mia. Miki, la parola a te per la chiusura finale. Ci vediamo la prossima volta, ciao raga dal biondo, e vado ad allenarmi. Ciao a tutti!